Martedì 8 gennaio del 2013, buongiorno, buongiorno con Uno Mattina Caffè, cominciamo un'altra puntata, qui c'è scritto tutto quello che fra poco vi racconteremo, ma intanto chiamiamo il tenente colonnello e ci volgiamo da quest'altra parte, saluto Gianluca Timpone che è il nostro fedelissimo commercialista, è il commercialista di Uno Mattina Caffè, diciamolo con chiarezza, al quale chiediamo una domanda semplice che però preoccupa tutti. Quali sono le ultime novità del fisco? Beh, l'ultimissima novità prende il nome di Serpico, che sta a significare servizi per il contribuente. Non quel bel film, no. Non ha nulla a che fare. No. Potrebbe, come dire, far pensare che trattasi di uno 007, in realtà è uno 007 telematico, perché noi inserendo il semplice codice fiscale di ogni singolo soggetto, noi siamo in grado di conoscere tutte le spese che queste ha effettuato. Tant'è vero che Serpico, oltre ad avere collegamenti con le principali banche dati, con l'INAIL, l'INPS, il registro, le dogane e via discorrendo, può in un certo senso conoscere anche una serie di spese legate al singolo cittadino. Ad esempio, se il cittadino si è iscritto ad una palestra esclusiva, noi sappiamo che si è iscritto a quella palestra ed ha speso un determinato tipo di importo. Oppure se ha, come dire, se è socio di uno yacht club, chiaramente noi siamo in grado di poter conoscere effettivamente quelle che sono le proprie spese. Qual è il confine tra privacy e correttezza fiscale? Beh, il confine è sottilissimo, perché effettivamente in molti casi l'Agenzia delle Entrate conosce perfettamente anche quelle che sono le nostre movimentazioni bancarie. Bisogna sapere che transitano al secondo sui server delle banche dati circa 22.000 informazioni. Tant'è vero che l'Agenzia delle Entrate è chiaro che non può controllare tutti i contribuenti, quindi attraverso il sistema Serpico individuerà una serie di anomalie, ossia laddove il contribuente ha speso di più rispetto al reddito chiederà notizie al contribuente, laddove chiaramente il contribuente non è in grado di rispondere, ecco che scatta un accertamento. Quando parte questa cosa? È già partita, però da marzo arriveranno i primi controlli, relativamente e molto probabilmente al 2009, perché Serpico si collega al cosiddetto redditometro. Benissimo, attendiamo Serpico con qualche ansia. Esibizione adesso a questo punto della cricca che...